pettata è tutta su asfalto e poi comincia a diventare strada bianca e si impenna ancora di più. Guarda, se io sto in forma, la riesco a fare quasi tutta, ma non sto in forma. Dai, ce la faremo. A Monte Calvo, che è quello lì su, forse. Però quasi tutta è Quello su. da 180 batterie. Guarda, ce la camminiamo a piedi, chi se ne importa, tanto siamo giustificati. La batteria non ce l'abbiamo, quindi va bene così. Questo tratto è micidiale. Tra il caldo, le rocce che riflettono e il sole e la pendenza soprattutto, davvero mette a dura prova. Quello giù, di qua si vede il Terminillo, quello in fondo invece non lo so cos'è. E quassù il Monte Calvo. Adesso non sono sicuro che sia questa cima qui, penso che sia di più, penso che sia quella. Eccolo che arriva il Gargasecca sull'erba secca qua. Spettacolo qua. Praticamente siamo nel nulla. Devo scavallare di qua adesso. Allora, questo qua a sinistra, questi sono i Monti della Laga, questo a sinistra, se non mi sbaglio, è il Gorzano, quindi l'altro ieri eravamo lì sopra. Adesso si fa questo traversino. Da qua come si vede? Tra Laga, il Vettore, quindi i Monti Sibillini. Invece di qua, queste sono tutte le montagne sotto la Matrice. Devo fermare per forza. Come fai a non fermarti qua? Tutte le montagne più importanti del centro Italia, tutte qua stanno. Wow! Comunque bello il traverso, uno dei traversi più belli che ho fatto. Thank you.
Ah, però Non c'è un'anima viva, non c'è nessuno, bellissimo, e non c'è nessuno perché è lontano, cioè questo è il classico sentiero che se ci vieni in bici ci arrivi, ma venirci a piedi come fai, senza impianti di risalita, senza nulla, ed è questo, ed è per questo che è bellissimo. Guarda qua, cioè guarda qua, i cavalli pure, che colpo d'occhio. I cavalli. Mi sembra di stare al lago di Garda, che non è così. Si surfa, vai col surf. Belli. Bello. Che bello che sei. E là sopra? Ok, qui da qua dobbiamo scendere? Sì. Ok, chi lo sa se ci regge? Chi lo sa se ci tiene? Vediamo. Vediamo se regge. Io chiudo un po' la compressione, così a bici rimane un po' più alta. Ok, proviamo? Vai. Le gomme un po' vecchie, però. È bellino. È bello ripido, eh! Hop hop! Attenzione, eh! Ci dobbiamo andare un po' di qua. Che spettacolo! Garden.
è secco. C'era la traiettoria, il local la conosceva. Hop hop. Come stai? No, no, bene, ho chiuso. Bene, bene. Ho chiuso per stanchezza. Io me moro qua. Io me moro qui. Così in velocità. Devo lasciare un po' di spazio, sennò non vedo il sentiero. Non si sa cosa ho cercato di fare, comunque non ha funzionato. Verso l'equilibrio. Sabbione inaspettato. Il primo ingresso ho toccato col piede. E anch'io il secondo. Invece il secondo ho fatto bene. Il secondo ho toccato io. Ci sono 38 gradi. Qua. Siamo ancora in alto. Siamo ancora a 1000 metri. Andare qua, no? Thank you.
Caspita, si mangia bene qua. Ah, mannaggia, mi sono incastrato. Ah, questi sono i tornantini? Riposerai un attimo. Bello da tutti, non espresso adesso. -46 gradi, ma infatti fa, cioè, un caldo allucinante, bestiale. Dov'è adesso? Mamma mia! Bravissimo! Bravo Andre! Grazie tante, grazie! Grazie a te, bella traccia, bravo! Fighissimo sto giro! Ok, da tutto, a parte che non ho. Bella traccia! Che caldo, ripartiamo che prendiamo l'aria, va!